Consigliere Febbo, le motivazioni della sua presenza a questa manifestazione per l'ospedale di Vasto? Ma le motivazioni sono per testimoniare uno stato di dissesto del sistema sanitario in generale. Credo che sull'ospedale di San Pio ci sia stato un accanimento terapeutico, perché ciò che ho visto e ciò che continuo a vedere mi sembra che non ha alcun tipo di giustificazione. Un ospedale che serve un territorio veramente importante, peraltro un territorio di confine, che è stato veramente lasciato all'abbandono senza alcun tipo di attenzione. Molte promesse, molte delibere, in continuazione si sono dette alcune cose e non si sono fatte. Fino a poco fa ho visto addirittura un'ANSA dove si ripropongono le stesse cose. Io credo che i cittadini qualche risposta in più meriterebbero di averla, soprattutto gli operatori sanitari, che oramai sono veramente esasperati, sono pochi, sono costretti a fare da tampone rispetto a una situazione che oramai non è più gestibile. Ecco, è una manifestazione che ha dei connotati politici, come dicono un po' dal governo regionale, dal Partito Democratico? Ma è una manifestazione che parte dagli operatori sanitari, da quello che so io sono stato invitato dagli operatori sanitari. È chiaro che rispetto a questa situazione che c'è, è chiaro che è un atto di accusa contro un governo regionale che comunque ha un colore, ma non mi sembra che sia vietata la partecipazione da parte della maggioranza o di coloro che vogliono dire a loro, quindi non credo che sia che possa essere etichettata esclusivamente come una manifestazione che ha un fine elettorale. È una manifestazione dove ci si può confrontare e chiaramente c'è la parte che è molto critica, che magari sarà la maggioranza.